Lo sport, anche poi con l'ambizione che questo diventi agonismo e quindi professione, e i genitori a questo punto si devono rimboccare le maniche doppiamente, secondo me. Compagni di squadra, per cui il tuo è uno sport individuale, perché tu sei in acqua da solo, ma hai qualcuno intorno. È chiaro che però invece nell'idea di una dieta sei tu che devi provvedere a te stesso. Salve a tutti, sono Mattia, sono un finalista. Ma dal punto di vista della squadra ti aiuta molto mentalmente, perché stando allenandosi 6 volte a settimana in piscina non è facile, perché entri in un loop che devi sempre, per raggiungere l'obiettivo bisogna sempre ripetere le stesse cose. Più lontano arrivano sul posto e attivano poi la nostra sala operativa se richiedono un mezzo più piccolo, ma tutto ciò comporta più di mezz'ora a volte. Quindi diciamo che la tempestività è importante, soprattutto come abbiamo notato quest'estate, che il clima è molto secco e caldo, aiuta diciamo la propagazione delle fiamme, portando poi a problemi, a problematiche abbastanza gravi come quelle che abbiamo visto. Ed eccoci qua con Roberto, responsabile dei servizi sanitari del Municipio 10, esatto. E quindi anche della Sagra della Dellina. Allora, visto che siamo all'ultimo giorno, qual è il consuntivo dal punto di vista medico di questa sagra? Siamo una sagra che è andata come al solito benissimo, nessun particolare problema medico, pochissimi interventi, quindi molto tranquilla. È stato un piacere vedere tornare tanta gente finalmente a un evento così all'aperto, e ci fa piacere essere presenti come tutti gli anni a questa manifestazione. Io ho visto solo un caso o due di problemi di pressione, per fortuna con tutta questa gente non c'è stato, voi eravate comunque prontissimi, abbiamo gestito senza nessun problema. Con l'ambulanza, con due addirittura postazioni. Sì, abbiamo due postazioni, abbiamo le squadre appiedate che girano costantemente tra le persone. Quindi una sicurezza per noi che stiamo qua. Grazie mille Roberto. Grazie a te. Perché abbiamo la postazione per i celiaci, si vede in caso di essere italiana, celiachia. Proprio per intrattenere il pubblico del Borghetto dei Pescatori all'interno di questa importantissima manifestazione. Sto parlando del grande Fabrizio Gaetani, l'avete visto su Comedy Central a Sky? Eccolo, grande, vestito con un outfit che richiede proprio la serata. Vi lascio online, vi partisco la comodità di ricevere di Fabrizio Gaetani. Grazie, 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 applausone, applausone. Ma non per me, ma per il presentatore. Buonasera, buonasera. Calore della sagra. Non per me, ma la camicetta. Ma è camicetta. Questo è il maglione che è del bagno di mia nonna. Poi, una setta di questo per digerire le galline. Poi, guarda che gruppetto laggiù, guarda, ma le aspetta, ma le peggiori, a parte quelli, quell'epoca, quelle anni 80, ti ritrovano queste qua i piedi e c'era i ghiaccioli, ti ritrovano la lingua, ghiacciolo blu, lingua blu, ghiacciolo giallo, lingua gialla, rosso, lingua rossa, tornare a casa che i piedi rossi, la lingua rossa domani, ma che ti sei leccati i piedi? E poi... Penso veramente che mo andando in vacanza nei posti di Sassi uno le ricompra. Delfino curioso, sono queste qua. Le peggio queste. E non le regalava con una scusa. A Ostia, mettete queste che ripetete e respira. Le respira a memoria, no? Infatti i più paraculi vengono in Italia, a Roma, con queste qua.
col petrino quello celestino, quello corto, antistupro, bruttissimo. Che, però c'è un motivo, perché trasforma il sudore. Io mi ricordo se metteva a secco, senza pedalini. E se tu ti metti queste qua a secco, si crea subito quella sugna sottopiede che comincia a sgommata ferma. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole. A caso perché me lo svegliamo. Gli americani escono dai torrette ma viste le squali così. I nostri escono dai gabbine. Passa che avevo. Che bafagna! E poi bafagna, ho scoperto. Il bagnino nostro esce così, noi siamo certi bagnini qua, con i catene d'oro, qua la tanica d'oro. Il padrino d'oro c'è chi se fa, io conosco, non faccio nomi, che si è fatta la cozza d'oro, che pesa tipo 1,5 kg. Quello, quando si è rotto le palle, la taglia c'è pagare il mutuo, finisce. E cammina così, non perché pesa, perché con le cose in fuoco si scotta e si brucia. C'è un respiro
in più. Notte con la cena qui e tira l'acqua, attenzione sul palco, io mi vedo qui. Ma gli ha fatto così, nel buio così. Sempre a me ne stanno a beccare. Questo è il nostro saluto a voi, tutta la nostra ciurma, tutti i ragazzi che hanno permesso di fare questa fantastica manifestazione, quella della Cimone, l'orchestro di pescatori, vi dedichiamo questa bella iniziativa. Voglio ringraziare gli abitanti del borghetto, perché in questi 6 giorni abbiamo creato un po' di panico. Però è una cosa bella, siamo orgogliosi, una cosa fantastica. Dopo 2 anni finalmente la sagra. Il ringraziamento è alla nostra presidente, Angela Cappelli, al vicepresidente Federico Tortolano. E chiudo il consiglio direttivo con Guido. Adele che non è presente. Claudio. Ho 2 menzioni da fare con il cuore. Uno a Massimo De Fazio. Massimo! Ad Anna che ha improvvisato questa bella entrata, Anna De Fazio, che è stata molto vicina. Creativa, direi. Poi 2 supporti che per noi sono non importanti, ma importantissimi. Uno è Fabio Tortosa. È stato non grandissimo, è stato grandioso. Dalla mattina alle 7 per prendere l'acqua delle telline, accendere il generatore, e alla chiusura, cioè senza di lui saremmo morti quest'anno. Grazie Fabio con il cuore. Alessandra che ha curato insieme a Raffaella, il privé con Valerio. Dove sta Valerio? Eccolo, siamo a Valerio. I nostri ragazzi della frutta e la birra, Valerio, Lorenzo, Damiano, Simone. Ringraziamento agli chef, ai cuochi, che ragazzi, vi dico che non è facile, faceva caldo fuori, figuriamoci nelle cucine, hanno permesso di mangiare a tutti quanti. 1200 passi l'ora, sono fantastici, penso che un applauso non è più doppio. Ci scusiamo se qualcosa non è andata per il verso giusto, ma credetemi, è veramente una fatica organizzare, cercare di far bene tutto quanto. Però io da passero mi sono emozionato perché vedo tutto completamente la piazza del Borghetto piena, perciò penso che vi siamo piaciuti. Che dite voi? E come ho detto l'altra sera, questo è il senso di appartenenza che abbiamo noi al Borghetto, che ci hanno trasmesso i nostri nonni, i nostri padri, e noi lo stiamo trasmettendo ai nostri figli. Perciò la sagra è la sagra, non ce n'è per nessuno. La sagra è il Borghetto di pescatori di Osso, dove siamo i numeri 1. Grazie per tutto, grazie a tutti, al prossimo anno sempre più numerosi. Vi vogliamo bene. Adesso seguiranno i balli con Manuel. Perfect!
una performance vivente. Grazie a Pemex che ha permesso tutto ciò. Vi ringrazio. Allora, abbiamo qui Fabrizio Gaetani, appena finito lo spettacolo alla Sagra. Com'è andata? Molto bene, molto bene. Bella gente, ci siamo divertiti. Pieno, molto pieno. E tu sei di Ostia poi? Nato a Ostia, Dominichetta del Lido, Via del Lido. E torno su questo palco dopo 15 anni. Veramente sono a piedi, ci ho messo 15 anni e tutto bello, tutto bello. E infatti hai fatto un sacco di battute su Ostia. Sì, sì. Ma quando porti in giro per l'Italia pure le fai su Ostia? Sì, ovviamente sì, ovviamente sì. No, orgoglioso, tutti la conoscono, quindi. E poi il 29 novembre sta al Teatro Olimpico. Il 29 novembre è Teatro Olimpico, altre serate in giro. Per arrivare poi all'Olimpico. Con un altro spettacolo, con qua abbiamo fatto questa sera il monologo di Cabaret. E in quel caso faremo un altro spettacolo teatro comico che è Vacanze Rumene, insieme ad altri grandi attori. Saremo in tre in scena e la storia brevemente sono due ragazzi romani che si dicono rumeni per lavorare nel cantiere di famiglia. E da qua parte tutto quanto. E quindi diamo l'appuntamento per il 29 novembre al Teatro Olimpico. Vi aspettiamo al Teatro Olimpico. Allora un saluto, grazie Fabrizio. Grazie, grazie a te. Da soli dai! Organizziamo? Vai Savino! Bravissimi, una vera forza, bravi tutti quanti, grazie, grazie a voi. Bravi.